Ben connessi da Martina Rossi, RDA Radio 1. Oggi una bellissima giornata per tutti i romanisti perché la Roma ieri si è qualificata in semifinale di Europa League, riuscendo quindi a vincere il derby italiano e a buttare fuori il Milan dall'Europa. La Roma vince entrambe le partite, l'andata a San Siro con il gol di Gianluca Mancini, quindi partita che finisce 1-0, e al ritorno con un 2-1 con i gol di Gianluca Mancini al 12esimo, il raddoppio al 22esimo di Paolo Dybala e all'85esimo il gol del Milan di Gabbia. Partita iniziata benissimo, nei primi 20 minuti appunto riusciamo a fare due gol, a stare di tre gol in vantaggio, ma al 31esimo arriva l'espulsione di Celik, un'espulsione che di cui non voglio parlare perché ci pensano già gli esperti, ho già sentito tantissime persone discutere se l'espulsione fosse giusta o sbagliata, quindi non mi ci soffermerò, però possiamo assolutamente dire che l'espulsione non ha cambiato il corso della partita, anzi c'è da fare i complimenti a tutta la squadra, a partire ovviamente da Daniele De Rossi per le scelte tattiche, ma a tutti i giocatori. La Roma ha giocato per 60 minuti in 10, per 60 minuti con un uomo in meno, ma cioè, ragazzi, il Milan non è mai stato pericoloso, o meglio, ha avuto più possesso palla, ha avuto più tiri in porta, ha avuto più calci d'angolo, ma comunque non è quasi mai stata pericolosa, al contrario della Roma che è ripartita molte volte e ha rischiato di fare il 3-0, quindi veramente una Roma irriconoscibile. Mi dispiace un po' per l'infortunio di Lukaku che stava giocando bene e per la sostituzione di Paolo Dybala, ma anche là è stata fatta, è stata presa la decisione più logica, la scelta più logica. E in quel momento tu stai avanti di tre gol ed è giusto, tre gol ovviamente facendo il calcolo dell'andata e del ritorno, e giustamente devi difendere il risultato, ma al contrario di come pensavano molti, che la Roma si sarebbe difesa dalle espulsioni fino alla fine, la Roma ha anche creato e ha reso il Milan praticamente una squadra non pericolosa. Ovviamente arriva il gol all'85esimo, sì, ma questo gol di Gabbia salva tra mille virgolette l'orgoglio, l'onore del Milan, ma non riesce a salvare la partita. La Roma, detto questo, affronterà il Bayer Leverkusen che passa il turno dopo aver battuto il West Ham per 2-0 all'andata e aver pareggiato per 1-1 al ritorno. Il Leverkusen, ragazzi, sappiamo che sarà una partita veramente difficile, una squadra che è imbattuta da più di 43 partite, non voglio dire una cavolata, ma mi sembra che sono 43 le partite in cui il Leverkusen è rimasto imbattuto, comunque veramente dei dati scioccanti, ha già vinto il campionato con molte giornate in anticipo e non possiamo fare neanche il paragone con l'anno scorso, perché la Roma dell'anno scorso era una Roma e la Roma di quest'anno è un'altra Roma. Il Leverkusen dell'anno scorso era un tipo di squadra e quest'anno è tutt'altro, quindi sarà una partita veramente difficile. Cerchiamo di scendere in campo allo stesso modo in cui siamo scesi contro il Milan, perché sappiamo benissimo che anche contro il Milan eravamo gli sfavoriti, cioè lo sappiamo benissimo, lo siamo anche adesso. Però questo non ci deve buttare giù, dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia, con la stessa grinta. Un momento bellissimo che mi è piaciuto di Roma-Milan è stato quando Stefano Sciaraui, dopo aver corso per tutta la partita, dopo l'espulsione di Celik, ha coperto un'intera fascia, fa l'ultimo attacco e si trova per terra vicino a Daniele De Rossi per i crampi sicuramente, e Daniele De Rossi lo aiuta. Questo è stato veramente bellissimo. E un'altra scena secondo me fantastica è stata quella di Indica, che sappiamo che si è sentito male, è stato male durante Udinese-Roma, la partita è stata sospesa e non si sa ancora quando si andrà a rigiocare, e vederlo festeggiare, stare bene con i suoi compagni è stato veramente bellissimo. Questa è la cosa più importante, ovviamente. Parlando invece del campionato, la Roma ha un calendario veramente difficile. Lunedì andrà a giocare contro il Bologna in casa all'Olimpico, poi avrà il Napoli, la Juventus e l'Atalanta a Bergamo, quindi abbiamo un calendario molto difficile, dobbiamo cercare. Ovviamente nel mezzo ci sarà la semifinale di Europa League contro il Leverkusen, quindi è un periodo un po' difficile, ma speriamo veramente che la Roma continui questo passo. Daniele De Rossi ha rinnovato, Daniele De Rossi si
sta dimostrando di essere veramente all'altezza di questo ruolo e ne siamo tutti veramente tanto contenti. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Buona serata!